Time for 911. Where's your emergency? This is Sandy. 241 Rock Crimmon Road. What's the problem? Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, io sono Gianmarco e nel video di oggi ho una storia per voi incredibile e scioccante, e preparatevi perché come questa non ce ne sono poi state tante nel mio canale. Voi sapete che parliamo spesso qui davanti alla mia telecamera di storie assurde e allucinanti, ma questa volta raggiungiamo livelli che forse non avevamo mai raggiunto. È la storia di un rapporto malato tra una donna e il suo animale domestico. L'animale domestico in questione è uno scimpanzé adulto. È una storia che ha fatto il giro del mondo per delle immagini che state vedendo in questo momento. Questa donna è una vittima di questo scimpanzé. Il volto le è stato strappato dalla bocca dello scimpanzé e lei è al mondo per puro miracolo. Preparatevi perché questa storia è incredibile, ci sono molti elementi oscuri e che ancora adesso lasciano tantissimi punti di domanda. So che amate questa tipologia di video, quindi non dimenticatevi di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e soprattutto non dimenticatevi che il mio shop è sempre aggiornato. Questa felpa è in realtà un pezzo vintage che ho voluto far tornare per me più che altro, però se vi piacerebbe vederlo nello shop fatemelo sapere. Non dimenticatevi di abbonarvi se vi va di vedere sempre contenuti esclusivi e estremamente cruenti tipo questo. Anzi, no, negli abbonati sono ancora più cruenti perché almeno lì non sono obbligato a mettere censure. Ma partiamo dall'inizio. Perché questa storia parla di Sandra Herald, una donna che vive negli Stati Uniti e più precisamente a Stamford, nel Connecticut. Sandra si sposa giovanissima varie volte, la prima volta è appena dopo il liceo, letteralmente aveva appena finito di andare a scuola, ed è un matrimonio che dura pochissimo. Si sposa poi una seconda volta e anche questo matrimonio dura niente, e a 30 anni è già al suo terzo matrimonio. Il suo nome è Jerry Herald e lo aveva conosciuto da pochissimo tempo. Jerry però era un uomo gentile, intelligente ed era devoto, le era molto fedele. Il rapporto tra Jerry e Sandra è estremamente positivo, tanto che Jerry cresce la figlia che Sandra aveva avuto con uno dei precedenti matrimoni, che si chiama Susan, come se fosse una sua figlia, proprio un vero padre, un vero bravo uomo se non altro. Hanno un tale affiatamento che cominciano a lavorare anche insieme e aprono vari business insieme. Velocemente la cosa fantastica è che diventano molto molto ricchi, e la cosa bella che li rendeva una coppia affiatata era il fatto che Jerry, come Sandra o Sandy, amava gli animali, quindi dedicano molto del loro tempo agli animali, in particolare ai cavalli che cavalcavano in eventi di rodeo professionale in giro per il paese. E durante uno di questi eventi Sandra conosce Carla Nash, che stava partecipando a un tour itinerante. Le due diventano amiche e un giorno notano durante uno dei loro tour uno scimpanzé vestito di tutto punto che sta cavalcando come un cowboy un cavallo, e la scena fin da subito colpisce Sandra, che si fa notare immediatamente dall'animale, e di tutta risposta lo scimpanzé salta giù dal cavallo e corre incontro a Sandy e comincia ad abbracciarla. La famiglia Harold prosegue con la sua vita frenetica tra loro 1250 impegni lavorativi di business e i cavalli e la compagnia cantante. Però succede una cosa, perché ben presto la figlia di Sandra diventa grande e comincia a voler lavorare anche lei, avere la sua vita, si innamora di un uomo e decide di trasferirsi e di lasciare la casa. Per Sandra questo è un colpo molto forte, perché lo vive proprio come un lutto. Cioè, la figlia se n'è andata di casa, ma per lei non è che se ne sia andata di casa, come se avesse proprio perso il suo ruolo di madre vedendo la figlia andarsene. E in lei in quel momento riaffiora il ricordo di quando a quel rodeo con la sua amica Carla aveva visto sto scimpanzé che cavalcava, che poi l'aveva vista e le è andata in braccio. E lì ha un'idea molto particolare: perché non diventare madre nuovamente? Però questa volta non di un essere umano, ma di uno scimpanzé. Sandra comincia a contattare quindi Connie Casey, che è un'allevatrice di animali, tra cui proprio di scimpanzé, che si trova in Missouri. È il 1995 e un bel giorno l'allevatrice Connie Casey ricontatta Sandra per dirle che c'è un nuovo membro della famiglia Harold. Come entra nel salotto dell'allevatrice, lo vede lì davanti ai suoi occhi, un piccolo bambino scimpanzé. Ha solamente 3 giorni ed indossa un pannolino, e Sandra si innamora immediatamente, lo prende tra le sue braccia e da quel momento sa che tra lei e Travis inizierà un rapporto che arriverà di fatto fino alla morte. Il piccolo Travis, la piccola scimmietta, lo scimpanzé, era figlio di
Coco e Susie. Susie era stata tranquillizzata con dei sedativi e era stata privata, letteralmente derubata, del suo cucciolo dopo 3 giorni dal parto. Mentre Coco era originario della giungla equatoriale dell'Africa ed era stato comprato per $12,000. Se vi sembra una cifra folle, immaginate il fatto che Sandy, per portarsi a casa quel piccolo scimpanzé, aveva sborsato la bellezza di $50,000. Raga, è una roba esagerata, cioè proprio una roba assurda. Fatto sta che Sandra torna a casa immediatamente con il suo piccolo scimpanzé e lì a casa, ad accoglierli a braccia aperte, c'è Jerry, che si sente anche lui padre per la seconda volta. I giorni successivi sono meravigliosi per la nuova famiglia appena creata. Il piccolo, infatti, viene da subito inserito nella famiglia Harold proprio come se fosse un figlio, tanto che lo lasciano addirittura vivere e dormire nella loro camera da letto, lo viziano comprandogli ogni sorta di giocattolo o peluche. E Travis aveva, oltre ai giocattoli, vestiti in abbondanza, letteralmente outfit per qualsiasi occasione, un intero armadio, tanto che Travis acquisisce varie conoscenze e si muove ormai nel corso del tempo, diventando sempre un po' più grande, autonomamente all'interno della casa. Riesce a fare tutto quanto, può vestirsi da solo, può prepararsi addirittura da mangiare, può lavarsi i denti e viene trattato come un principe all'interno di casa Harold. E questo valeva in ogni contesto, non solo a casa, anche quando giravano in città, perché la coppia era molto conosciuta e aveva un'influenza importante anche grazie comunque alla loro situazione economica, perché erano molto ricchi. E Travis era riconosciuto da tutti, anche perché voglio immaginare, cioè vedi sti due signori che camminano con uno scimpanzé, ovvio che cioè resti lì un attimo basito. Ormai era diventato una sorta di mascotte e tutti quanti gli volevano bene. E addirittura, ma questo qua non è certo al 100%, sembra che a un certo punto Travis abbia anche avuto la possibilità di comparire nelle pubblicità della Pepsi. Questa cosa non è certa al 100%, perché ci sarebbero dei problemi legali se venisse confermato, dal momento che comunque dobbiamo riconoscere il fatto che uno scimpanzé comprato in cattività non credo che sia estremamente legale. Però la Pepsi non ha mai confermato che queste pubblicità rappresentavano Travis. Gli anni passano, comunque lo scimpanzé cresce e il suo rapporto con la famiglia Harold è sempre più solido. E a un certo punto Susan, la figlia vera di Sandra e Jerry, divorzia da suo marito e torna a vivere a casa con i suoi genitori. Qui si porta dietro il suo bambino, il suo figlio Tyler, che è il nipote di Jerry e Sandra. Il ragazzo fa ben presto amicizia con Travis e siccome avevano super giù la stessa età, diventano inseparabili. A poco a poco comunque Travis non è più un cucciolo, comincia a diventare anche lui un adulto. Aveva anche imparato ad arrampicarsi nei vari mobili per prendersi il cibo che preferiva, le bevande che preferiva, e questo lo porta a essere estremamente grasso, letteralmente obeso, un animale in sovrappeso. Questo crea ancora più problemi per quanto riguarda comunque l'avere uno scimpanzé in casa. Travis compie 5 anni e in quel momento succede un nuovo cambiamento nella vita di Sandra, la quale vede nuovamente Susan andarsene di casa. La figlia infatti si innamora di un meccanico, si risposa e cambia casa. Susan sta traslocando comunque in quei giorni, quindi sta andando avanti e indietro a prendere le sue cose, portarle nella casa vecchia in quella nuova. E una sera di settembre, siamo nel 2000, mentre sta guidando verso casa, prende un farmaco, si addormenta e si schianta, perdendo la vita. Fortunatamente la sua bambina più piccola, che era in macchina con lei, sopravvive. Però per lei non c'è alcuna speranza. La notizia non tarda ad arrivare comunque a casa Harold e lì è una vera e propria tragedia. Sandra si convince infatti che quella cosa sia successa perché la figlia aveva deciso di trasferirsi per rendere contento il nuovo marito, al quale dà tutta quanta la colpa di questa tragedia, e cade in una forte depressione perché Sandra comincia a sviluppare questo problema del non voler più vedere nessuno. È quasi terrorizzata dal vedere le persone perché ha paura di perderle, e quindi la sua vita passa dall'essere una donna che è sempre continuamente in giro, è sempre continuamente a parlare con le persone, ad essere rinchiusa in casa. E la sua casa è costituita solamente da 2 persone, Travis e il marito Jerry. Tutta questa situazione non giova comunque alla mente dello scimpanzé, il quale, ripeto, è uno scimpanzé in sovrappeso e che sta subendo vari traumi che non può concepire, non capisce perché improvvisamente la sua mamma ha tutti questi problemi, ha cambiato atteggiamento con tutti, ha una forte dipendenza. Questa cosa arriva a un piccolo apice quando i tre sono in una delle loro poche uscite in macchina. Travis è seduto nei sedili posteriori e il finestrino è aperto.
Lì inavvertitamente qualcuno lancia una bottiglia di vetro che finisce all'interno dell'abitacolo dell'auto. Travis si spaventa immediatamente, si slaccia le cinture, apre le porte dell'auto in corsa e si lancia in strada. Continua ad urlare, bloccando il traffico e creando disagi alla viabilità. Salta sulle macchine, corre a destra, a sinistra, si sdraia sull'asfalto, insomma, crea un vero e proprio caos in quel momento a Stanford. E questo circo va avanti per qualche ora finché qualcuno riesce finalmente a convincere la scimmia a tornare all'interno della macchina. Un vero e proprio incidente che finalmente accende qualche riflettore sullo scimpanzé, soprattutto da parte della protezione animali, i quali cominciano a sospettirsi che forse quella situazione non è poi così tanto positiva per l'animale. Dobbiamo ricordarci che è uno scimpanzé adulto che comincia poco a poco ad avere dei bisogni un po' più intimi. E Sandy viene allertata in merito a questa fase della crescita di Travis, tuttavia lei non si preoccupa, dichiara che Travis non ha mai mostrato alcun segno di violenza, è un bravo scimmietto e non farà mai niente di male. Fatto sta che comunque l'allevatrice che l'aveva avvisata di sta roba, nei giorni successivi a questo incidente chiama Sandra e gli dice: ehi, è successa una cosa, il papà di Travis, Coco, vi ricordate lo scimpanzé, ha avuto dei problemi perché è scappato insieme alla mamma di Travis e entrambi sono stati soppressi. Non ho certezza di quello che è successo, ma pare che avessero addirittura attaccato dei vicini. Fatto sta che questa notizia non è che turba poi così tanto Sandra e Jerry, che dicono: vabbè, siamo nel 2005 e Jerry non si sente tanto bene. Chiede a uno dei suoi dipendenti di accompagnarlo all'ospedale, dove il dottore gli diagnostica un cancro allo stomaco. Ogni tentativo di curarlo si rivela vano e inutile, e in pochissimo tempo Jerry passa a miglior vita. Ed è proprio in questo momento, proprio prima di morire, che Jerry chiede alla moglie di trovare una soluzione per Travis. È consapevole che la moglie sta invecchiando, è consapevole che la moglie tra poco non sarà più in grado di stare dietro a quello scimpanzé, e sicuramente lo scimpanzé sopravviverà a Sandra. Ma nel momento in cui Sandra morirà, chi si prenderà cura di quello scimpanzé? Tuttavia per Sandra non c'è ragion che tenga. Ha perso la figlia e ha perso il marito. L'unica persona che gli resta nella vita è proprio Travis, e non ha alcuna intenzione di abbandonarlo o di darlo via. Dopo la morte di Jerry, Sandra è molto sola, e una delle pochissime persone con la quale ancora continua ad avere un rapporto è quella sua vecchia amica, Carla, la vecchia amica con la quale aveva visto per la prima volta uno scimpanzé galoppare un cavallo. E le due diventano sempre più amiche, tanto che passano tantissimo tempo insieme. E un giorno Travis è estremamente agitato, non voleva tranquillizzarsi in nessun modo, e a nulla servivano gelati, biscotti, dolci, giocattoli, distrazioni, nulla, proprio non ne poteva più. Era probabilmente sotto l'effetto di una tempesta ormonale, e a quel punto Sandy decide di somministrargli un farmaco senza alcuna prescrizione né consiglio medico. E quel farmaco è un Xanax. Lo Xanax è un farmaco che lavora a livello mentale e serve per calmarlo. Purtroppo però non sappiamo cosa succede quando si somministrano psicofarmaci a degli animali, e di sicuro non è stata un'idea intelligente. Questo perché se nell'uomo lo Xanax può dare effetti calmanti, non sappiamo se possa avere lo stesso effetto sugli animali. E infatti questa cosa non dà alcun risultato, tanto che Sandy, esausta completamente, decide di provare a chiama la sua amica Carla e chiederle: mi dai una mano, io non so cosa fare. E in quel pomeriggio Carla era stata al parrucchiere e aveva cambiato look, si era tagliata completamente i capelli e aveva cambiato completamente colore, quindi il suo aspetto era diverso. Fatto sta che quando Carla arriva a casa di Sandra, corre con un giocattolo per Travis contro lo scimpanzé. Travis corre di conseguenza all'impazzata, si scaraventa immediatamente addosso a Carla, ma non è per baciarla e nemmeno per abbracciarla, è per strapparle il volto. Il viso di Carla viene strappato a brandelli e Travis le morde braccia, corpo, dita, e le mani vengono staccate completamente. Lui a quel punto si butta nuovamente sul viso e la sta squartando e mangiando viva, tanto da strapparle gli occhi dalle orbite. Sandy, davanti a quello spettacolo, non sa cosa fare, è sotto shock, sta vedendo suo figlio, o meglio il suo scimpanzé, che sta uccidendo la sua amica. Prende quindi una pala da neve e inizia a picchiare Travis, ma lui non si ferma. Corre quindi in casa, prende un coltello da macellaio e comincia a colpire ripetutamente Travis, ma anche così non si ferma. Spaventata quindi, decide di chiamare il 911 rinchiudendosi all'interno della sua auto. This is Sandy, 241 Rock Crimson Road. What's the problem? Send the police!
What's the problem there? The chimp killed my friend! Le forze dell'ordine arrivano immediatamente e la scena che si trovano davanti è una cosa inquietante, raccapricciante, raga, vi giuro, mi dai brividi al solo pensiero, perché c'è sangue ovunque, c'è una donna che non sembra neanche più una donna, ha perso completamente le sembianze di quello che può essere una donna. Travis invece nel frattempo è quasi felice di vedere la polizia, talmente tanto felice che comincia a salire sopra la macchina della polizia che in qualche maniera riescono a chiudersi dentro. A quel punto il comandante della polizia apre la portiera e spara un colpo contro Travis, il quale muore. A questo punto Carla viene portata immediatamente in ospedale e incredibilmente è ancora viva. Le sue ferite però sono terribili. Ha perso completamente entrambe le mani e il suo volto è completamente lacerato. Ha perso la metà dei suoi capelli, entrambi gli occhi, il naso, la bocca. La mandibola le è stata strappata e il trauma fisico è enorme. E quello mentale lo è ancora di più, perché Carla dovrà sopportare numerosissime operazioni per cercare di salvare il salvabile. Addirittura sarà una delle prime persone ad avere la possibilità di sottoporsi a un trapianto del viso. Fortunatamente oggi Carla è ancora viva e queste sono le immagini della prima volta, poco dopo essere stata attaccata da Travis, che sono arrivate a noi. Carla infatti decide contro ogni previsione di andare da Oprah e alzare il velo e mostrare il suo volto. Sono immagini strazianti perché possono inquietare, dare i brividi, possono anche secondo me dare veramente un messaggio di forza alle persone. Lei, dopo tutto quello che ha subito, è lì davanti al mondo a mostrarsi e a dire: io sono una sopravvissuta. Dopo l'accaduto, Carla ha fatto una causa a Sandra per 50 milioni di dollari. Non sappiamo se li ha ricevuti tutti quanti, non ne abbiamo la minima idea. L'aggressione feroce, secondo molti, era solamente questione di tempo, cioè sarebbe accaduto prima o poi, tanto che era accaduto anche per i genitori di Travis. La realtà, secondo me, è che uno scimpanzé che vive tra le persone, tra gli esseri umani, è semplicemente una bomba a orologeria. Prima o poi sarebbe dovuto capitare, non importa quanti anni abbia vissuto pacificamente come animale a compagnia. Una tigre tenuta in cattività, chi ci dice che non potrà ribellarsi? Per l'intrattenimento di chi? Nostro. Non possiamo intrattenerci con una televisione, non possiamo guardarli nel loro mondo tranquillità, no? Ma cosa succede a Sandra? Beh, Sandra è completamente traumatizzata. Dovete pensare che per mesi non pulisce nemmeno il sangue di Travis da casa sua. Perché sì, lo scimpanzé è morto all'interno della casa, è stato sparato, ma poi si è andato a nascondere in casa ed è morto lì. E lei peggiora sempre di più. E fortunatamente oggi la legislazione per quanto riguarda la domesticazione di animali selvatici è molto più rafforzata rispetto al tempo. E questo infatti non ha permesso a Sandy di poter adottare un nuovo scimpanzé. Sì, perché ci ha provato. La cosa che più mi dà fastidio è che non ha pagato per quello che ha fatto. Perché io comunque, sapete che non mi sbilancio mai, ma do colpa a Sandra. Sandra era consapevole di quello che stava succedendo, sapeva che era un soggetto a rischio, sapeva che tenere Travis con sé avrebbe portato solamente a questo problema. Ha messo lei in pericolo la propria amica e nonostante tutto non ha pagato. Questo perché Sandra, dopo nemmeno 15 mesi dal fattaccio, ha perso la vita per via di una rottura dell'aorta. Non era colpa di Travis, era colpa di chi lo aveva portato a vivere una vita che non era da animale, ma da essere umano. E questo è tutto ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Oggi Carla ogni tanto rilascia alcune interviste e trovo molto bello il fatto che lei continui a mostrarsi, nonostante comunque abbia un aspetto un po' particolare. Se non altro è magnifico vedere il lavoro che hanno fatto tutti questi medici su di lei per renderla molto più simile a come era prima. Non lo sarà mai purtroppo, ma un po' lo è. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale perché esce un nuovo video di martedì alle 15, ogni sabato alle 10:30. Intanto il giovedì, ma questo non sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!